Grazie. Devo informare che alla fine della mattinata ci ritagliamo qualche minuto per discutere, per cui gli oratori, se restano in sede, poi possono essere interpellati per chiarimenti. Grazie. Allora, chiamo qui al microfono il dottor Antonio Nicoletti, che è responsabile delle aree protette di Legambiente, che parlerà del progetto APE, Appennino Parco d'Europa, un'agenda per la transizione ecologica e climatica delle Alpi. Intanto benvenuto. Piacere. Ho detto delle Alpi, delle Appennini. Innanzitutto grazie, ringrazio gli amici e compagni del forum per l'invito e, come dire, trovo interessante questo sforzo compiuto in questi anni, passare da quella che era una vertenza ad un percorso di proposte, che è il modo che ci deve sempre comunque contraddistinguere. In un ragionamento complicato, complesso, che è quello di ripensare l'Appennino, una, diciamo, un'incombenza pesante. Ma in partenza voglio, se me lo permette, professor Bogliani, sottoscrivere le parole che ha detto prima e provare ad aggiungere alcune altre cose alla sua perfetta, come dire, sintesi, per raccontare in maniera breve quello che è stato la trasformazione del paesaggio appenninico, dell'ambiente e di tante vicissitudini. Allora, ora, come dire, io all'inizio ho sentito delle puntualizzazione sul tema del turismo. Nessuno di noi mette in discussione il ruolo del turismo per questo territorio. Magari il forum è partito in maniera intelligente da un punto di vista che è quella, diciamo, contrastare una visione banalizzante del turismo, perché quella mobilitazione è stata fatta proprio per contestare una modalità di utilizzo del territorio che veniva fatta passare come una possibile occasione di sviluppo turistico. Non è così, non è l'unico territorio che deve contrastare questo modello, sono tanti, perché, come dire, questa idea che c'è una natura selvaggia che deve essere conquistata con le moto, con le macchine, con i quad, passa, perché c'è un racconto che fa del turismo un approccio banalizzante. E quest'estate, in maniera, diciamo, significativa, subito dopo l'approvazione del bando Borghi da parte del Ministero del Turismo, il Ministero della Cultura, si è aperta una discussione tra intellettuali. Alcuni passaggi, diciamo, come spesso accade nel mondo accademico, eccessivi, però ve la voglio raccontare così, perché è uscito un saggio del professor Barbera, al quale hanno partecipato anche altri intellettuali, che diceva contro i borghi. Io vivo in Calabria, in un paese a 1000 metri, in un'area appenninica. Geologicamente la Calabria, dove abito io, è un po' diversa, però, come dire, l'abbiamo sempre considerata contesto appenninico, quindi vivo in un'area interna complicata, complessa, dove mantenere una scuola, una struttura ospedaliera, servizi alla persona, il trasporto pubblico e la differenza fra poter vivere o scappare. Io ancora, diciamo, riesco a farlo, anche per il mestiere che faccio, per il lavoro che faccio, quindi questo mi è concesso, però la realtà del contesto appenninico è quello che si diceva. Un luogo dove ha vinto la natura a scapito delle comunità? Questa è la domanda che noi dobbiamo farci, e come aiutiamo questo contesto territoriale che è estremamente fragile. Il centro appennino è il luogo in assoluto della fragilità idrogeologica, sismica, è un luogo dove la crisi climatica non farà altro che ampliare questa fragilità. Aggiungo alle cose che diceva il professor Bogliani, l'Italia oggi ha circa il 40% del territorio forestato,
11,4 milioni di euro, milioni di ettari, 12,5 sono i milioni di ettari di superficie agricola utilizzata. Come nell'alto medioevo, le due quantità si stanno avvicinando, ma nessuno si sogna di dire che siamo un paese forestale. Noi siamo un paese forestale a nostra insaputa, perché sono successi quei fenomeni che si diceva. L'abbandono è stato la pianificazione a prescindere. La biodiversità è stata tutelata perché ci sono state, come dire, delle misure regolatorie, ma la gestione è tutta un'altra partita. Noi ci siamo occupati di alberi, quando passiamo agli ecosistemi forestali viene, come dire, facile dire: ma quegli ambienti aperti come li manteniamo? Riportando i bisonti o gli uru, oppure praticando la gestione forestale sostenibile, la pianificazione forestale. Solo il 15% di questo 40% di territorio è pianificato. Senza pianificazione non esistono regole, esiste, come dire, il far west in tanti territori, e anche le azioni di tutela vanno a farsi benedire. E viene, diciamo, passa l'idea che, come si diceva negli anni 80, noi siamo un paese ricco di boschi poveri, una grande cazzata, 117 ecosistemi, ecotoni forestali, che fanno dell'Italia uno dei principali paesi dove c'è una ci sono ecosistemi forestali di grande pregio, ma questo noi non l'abbiamo avvertito, non ce ne siamo accorti. Però nel frattempo, come dire, quello che la natura doveva fare lo ha fatto, anche in luoghi e per la tutela di specie non volute, ma grazie soprattutto al sistema delle aree protette in questo paese si sono salvate dalle estinzioni specie clamorose. Il camoscio appenninico, inizi degli anni 20, era a rischio di estinzione. Oggi, grazie ai parchi dell'Appennino centrale, nessun altro ha titolo a prendersi questo merito, una specie che era a rischio di estinzione non è più nella lista rossa della IUCN. È una popolazione vitale, vivace, che si sta espandendo ben oltre quello che erano le aspettative di quando abbiamo iniziato, dal 2006 in poi, a fare progetti LIFE insieme ai parchi dell'Appennino centrale. Il lupo ha avuto una sua grande espansione non perché ce l'abbiamo riportato, perché ha trovato favorevoli alcune condizioni, alcune eccessive, perché lo troviamo sul mare, però, come dire, non è colpa del lupo, insegue le prede. Se il cinghiale è quella popò di popolazione che conosciamo, ci si adatta. Questo non significa che noi questi processi non li dobbiamo gestire, non dobbiamo, come dire, gestire i successi, perché solo gestendo i successi, perché in conservazione della biodiversità si deve ragionare così, saremo capaci di dare delle risposte. Noi anche alle comunità, perché non si vince da soli. E il dare risposte giuste alle comunità, partendo dalla, come dire, capacità di spiegare realmente quale turismo tocca fare, non è il turismo delle infrastrutture, ad ogni cima più o meno innevata dell'Appennino può corrispondere un impianto di risalita, una roba che non esiste, non sta da nessuna parte. Basterebbe, fare i conti con il cambiamento climatico e spiegare che se vuoi la neve la devi portare. Quanto costa questa roba? Chi paga dal punto di vista non solo dall'impatto ambientale, ma dal punto di vista economico? Ci sono regioni come la Lombardia che sugli impianti di risalita, sugli impianti scioviari, mettono popò di quattrini, pubblici, però i benefici poi magari li fanno i soggetti privati. Tutto corretto? Bisognerebbe, mettersi d'accordo e decidere se quella è la strategia migliore sul turismo. C'è un altro approccio al turismo, sì, il turismo natura, che in questi anni è cresciuto. Quando abbiamo avuto problemi del lockdown, appena c'è stata la possibilità, il turismo di prossimità ha preso piede ed è stato quel turismo che mette assieme green e wellness, benessere e ambiente. È cresciuto, siamo la sesta destinazione al mondo per quanto riguarda
il turismo attivo e sostenibile. Anche qui non lo sappiamo, non abbiamo nessuna consapevolezza perché non passa, e anche noi dobbiamo essere più bravi a raccontare, a spiegare questi fenomeni. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che il turismo non sia solo il nemico, dobbiamo conoscerlo per contrastarlo, ma dobbiamo saper raccontare efficacemente quello che succede dal punto di vista del turismo e quello che hanno fatto i territori per il turismo. Oggi, in quest'anno, celebriamo i 100 anni dei parchi nazionali italiani, Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco Nazionale del Gran Paradiso, e lì è nato l'ecoturismo. Questo lo dobbiamo rivendicare con forza, con orgoglio, e dobbiamo ricordare che a 30 anni dalla 394 questo paese è un paese più bello, più sostenibile, perché c'è stata una strategia. C'è stata una strategia che ha accompagnato la conservazione di questi luoghi. E quando nel 95 Legambiente ha aperto questa visione su Ape Appennino Parco d'Europa, l'ha fatto avendo una preoccupazione completamente sbagliata, quella che stavano nascendo i parchi nazionali e la deriva poteva essere quella di un eccesso di sviluppo in quei territori. Dopo 30 anni noi dobbiamo raccontare che c'è stata una scelta, sì, una vocazione, sì, degli Appennini verso la conservazione della natura. L'altro pilastro, lo sviluppo sostenibile, è venuto meno per quei tanti fattori che si diceva prima. L'abbandono, perché se mancano i servizi è difficile vivere in Appennino. L'abbandono perché non c'è pianificazione, e senza una pianificazione, senza strategie, non si va da nessuna parte. Noi abbiamo fatto un percorso istituzionale, lo abbiamo accompagnato. Tutte le regioni appenniniche, dal Piemonte alla Sicilia, perché la Sicilia si sente dal punto di vista dell'idea geologica o appartenere a un pezzo degli Appennini, hanno sottoscritto la Convenzione degli Appennini. Nel 2007 è stata approvata dalla Conferenza delle Regioni. Purtroppo dal 2009 in poi la regione che era capofila di questo percorso, l'Abruzzo, ha dovuto tenere testa a due terremoti, quindi quello che era un percorso istituzionale nel quale si vedeva assieme le regioni, lo Stato centrale, il sistema dei parchi, il mondo associativo, il mondo della scienza, è venuto un po' meno. Però rimane quella strategia. E perché rimane? Perché gli Appennini hanno bisogno di una visione d'insieme. Le Alpi italiane hanno le altre Alpi con cui si confrontano. Noi non abbiamo una possibilità di ragionare assieme in maniera unitaria. La geografia istituzionale di questo paese è stata smontata, a torto o a ragione, comunità montane, province, non ci sono più, sono rimasti solo i parchi. Ed è complicato che i parchi facciano la Croce Rossa, si possano occupare di conservazione o di altri stimoli che servono a questi territori, ma i territori appenninici hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno ad esempio di ripensare il rapporto con le città di riferimento. Se noi continuiamo a vedere le città come solo un nemico che consuma, non ne usciamo. Le aree interne, le aree della montagna, soprattutto quelle appenniniche, devono trovare una nuova sintonia con il loro territorio di riferimento, perché solo grazie a questa sintonia si può fare un ragionamento d'aria vasta per i servizi alla persona, per garantire a quelle comunità di continuare a vivere sugli Appennini. E il tema dei servizi ecosistemici, ad esempio, come stiamo provando a declinarlo, che devono essere servizi a beneficio delle comunità locali. Se le comunità della montagna conservano i boschi, conservano l'acqua, e di questi benefici ne prendono parte le comunità urbane, quelle comunità urbane devono portare risorse e non lo devono fare pensando che stanno assistendo dei territori. Deve essere il contrario, deve essere quello che succede per la città di New York, per
quando usa l'acqua dei laghi Michigan o dei laghi, diciamo, canadesi, devono riportare a quei territori dei valori, e quei valori devono essere, come dire, investiti per garantire servizi e comunità, anche ambiente, cominciamo a mettere, diciamo, invertire l'ordine degli interessi che oggi ci sono in questi territori, perché la crisi climatica aggraverà la situazione di questi territori, perché sono fragili a prescindere e sono, come dire, non adeguatamente gestite. Perciò nella strategia di APE, che noi stiamo provando a rivedere non da soli, noi, diciamo, ci siamo caricati di questo fardello, perché la strategia degli Appennini, che vedeva, come dire, contestualmente una crescita della tutela della natura insieme allo sviluppo sostenibile dei territori, manca dei soggetti istituzionali, non lo fa un'associazione ambientalista, non lo fa solo il sistema dei parchi che ci ha accompagnato in questo percorso, perché quando nel 95 si è ipotizzato questo percorso, cosa stava accadendo nel nostro paese? Si applicava la 394, nasceva il sistema dei parchi appenninici, che oggi è quella roba che conosciamo, il sesto programma d'azione dell'Unione Europea, e noi li abbiamo fusi assieme, ci siamo agganciati alla strategia europea, perché sapevamo che l'Italia da sola non poteva farcela, ma l'Appennino, gli Appennini non hanno un riferimento in Europa, non hanno un'unica politica per quanto riguarda ad esempio le strategie territoriali. La strategia Interreg separa gli Appennini adriatici da quelli tirrenici. Noi pretendiamo che ci sia per questo contenitore una strategia unitaria, anche perché poi gli Appennini debordano, gli Appennini, come dire, sono disegnati dalla transumanza, e la transumanza arriva in territori come l'Alta Murgia o il Gargano, che non c'entrano nulla con gli Appennini, ma culturalmente sono parte fondamentale degli Appennini. Quindi noi, come dire, dobbiamo pretendere attenzione su questo territorio, che è un valore straordinario per la natura che conserva, per la biodiversità che è riuscita, diciamo, a tutelare e a salvare, però bisogna oggi ripensarlo, ed è, diciamo, affascinante il titolo di questa iniziativa, e quindi io, diciamo, do la disponibilità di Legambiente, è presente il circolo della Vallemme, io come nazionale, ma c'è anche Legambiente Piemonte, come Legambiente Lombardia, da questo punto di vista siamo, diciamo, disponibili a fare un percorso comune, però ci mettiamo d'accordo su i canoni, alcune cose, il rewilding di cui parlava il professor Bogliani, non dobbiamo ricercarlo o insisterlo, rischiamo di essere rewilding a nostro malgrado. Noi dobbiamo investire con intelligenza su alcune parole chiave, che è quella di dire sì turismo, ma quale turismo? Ci sono luoghi di questo paese che rincorrono un turismo che non avranno mai, perché sono brutti, sono luoghi purtroppo brutti, però noi dobbiamo, come dire, creare la fascinazione che ci può essere accoglienza, ma un'accoglienza che parte soprattutto dai bisogni di chi vuole continuare a vivere in questi contesti, che non sono sempre bisogni comprensibili, non sono sempre bisogni che diciamo non rischiano di degenerare in richieste eccessive o che hanno poco sulla sostenibilità. Lo abbiamo visto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR per questi territori rischia di essere una fregatura, perché c'è un meccanismo che sta al fondo di quel percorso che taglia fuori le comunità. Noi non abbiamo visto i titoli, sappiamo un po' come si chiamano le misure, ma lo svolgimento si sta facendo all'interno dei ministeri. Quando si parla di partecipazione, l'unica partecipazione che c'è stata è quella di mandarti un documento e dire ora siete informati. Il concetto di partecipazione è un po' più ampio, però dico pure, ed è la domanda che noi dobbiamo farci, dopo la strategia per le aree interne
e la spesa di quella strategia è bassissima. Dobbiamo interrogarci su come leggiamo i bisogni, su come li mettiamo a terra e come li pratichiamo. Bisogna che noi tutti facciamo, tutti noi che abbiamo una visione dello sviluppo locale diversa, dobbiamo fare una seria riflessione su quelle che sono anche diciamo le parole chiave che noi andiamo a ricercare e avere diciamo il coraggio del confronto. Alcuni tavoli non li frequentiamo, in altri non ci chiamano, ma dobbiamo avere l'ambizione di stare nelle tavoli dove si fa la discussione per provare a spostare i processi, perché non tutti i sindaci sono brutti, sporchi e cattivi, questo lo sappiamo. Ce ne sono tanti di operatori privati che non hanno una visione, diciamo, di sviluppo sostenibile dei territori, però con questi soggetti bisogna, come dire, fare i conti, essere bravi e portare, non dico sempre soluzioni, ma punti di vista sui quali poter dialogare e ragionare. Chiudo su il tema, come dire, che vede il nostro paese interessato nella strategia europea sulla biodiversità. Dobbiamo raggiungere un obiettivo forte, che è il 30% di territorio protetto. L'Unione Europea in realtà dice che sia legalmente tutelato, poi come lo traduciamo noi è un altro paio di maniche. Non dimentichiamo però che insieme a quest'altro obiettivo c'è l'altro obiettivo, quello del 10% di territorio rigidamente tutelato. Concentriamoci su quello, perché se vogliamo tutelare la biodiversità, su alcune cose bisogna essere rigidi, integrali, bisogna, come dire, non fare sconti e essere, come dire, creativi su tutto il resto, sapendo che a distanza di anni noi abbiamo delle aree protette ancora da istituire. Noi abbiamo fatto una lista lunga di 70 aree protette che chiediamo che vengano istituite e 40 di queste sono aree che aspettano, alcune aspettano, diciamo, di vedere la luce dal 1991. Quindi, come dire, se procediamo di questo passo, chissà quale generazione vedrà compiuto questo obiettivo. Perciò bisogna che nei territori, e il forum secondo me deve anche fare anche queste riflessioni, qual è la modalità migliore per tutelare questi territori, per evitare che accada quello che è accaduto, che qualcuno pensi di banalizzare l'utilizzazione per finalità turistiche, una roba che è insostenibile, incompatibile, e provare, come dire, a creare le alleanze giuste anche nel settore del turismo, sapendo che per molti territori la presenza, diciamo, la capacità di essere attrattivi dal punto di vista turistico può garantire anche qualche altro servizio che non abbiamo, nella consapevolezza che bisogna, come dire, tenere sempre alto, diciamo, l'attenzione rispetto alle banalizzazioni, che sono semplificazioni e che alla fine non riescono a raccontare fino in fondo quello che è, diciamo, questo grande e immenso territorio dell'Appennino. Grazie.